passato per voi e per tutti in remissione dei peccati. E questo in memoria di voi. Non andrà a processo il sacerdote indagato per vilipendio alla religione per aver celebrato una messa in mare. Si è espresso così il Tribunale di Crotone, archiviando l'accusa a carico di Don Mattia Bernasconi, viceparroco di San Luigi di Gonzaga a Milano, che una domenica del luglio scorso, in trasferta in Calabria con un gruppo di giovani partecipanti ad un campo per la legalità dell'Associazione contro le Mafie Libera, ha pensato di officiare in acqua non trovando spazio sulla spiaggia affollata dai turisti. Solo oggi è libero dall'accusa e dalla condanna a pagare fino a 5.000 euro grazie alla disposizione del Tribunale, che non ha ravvisato dolo nella scelta di quell'insolita liturgia. Il materassino per altare, crema solare sul collo invece che la stola, il video girato anche sul web ha fatto reagire la curia calabrese. E l'eco di quelle preghiere sotto al sole cocente è arrivata fino in Lombardia, facendo tuonare l'arcivescovo di Milano, che ha richiamato il prete ad una maggiore sobrietà. Non tutti hanno puntato l'indice contro di lui, a partire dalla famiglia che quel giorno ha offerto il materassino dove posare il calice, o una villeggiante che ha detto di essersi sentita raggiunta dalla parola di Dio anche sulla spiaggia. Qualcun altro lo ha elogiato: hai fatto una bella cosa, donna, equivale ad una messa in montagna. Il parroco si è comunque scusato immediatamente dal suo profilo Facebook. Non era assolutamente mia intenzione banalizzare l'Eucaristia né utilizzarla per altri messaggi di qualunque tipo. La sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nessuno offesa alla religione, secondo la legge, ma qualcuno ancora si domanda se ritualità e simboli della liturgia cristiana si possano sposare con celebrazioni tanto fantasiose.